Questo premio, oltre che un riconoscimento per meriti di fair play sportivo e quindi legati al singolo, è un riconoscimento che valuta lo sportivo anche nei comportamenti fuori dal campo. E siccome credo che una persona da sola non possa fare molto, volevo soffermarmi su questo punto e fare dei ringraziamenti. Oltre chiaramente a chi mi ha scelto, dico grazie alla mia famiglia che è fonte di ispirazione quotidiana per me. Un grazie a tutti gli amici che sempre mi hanno sostenuto e mi sostengono in ogni cosa. Un grazie di cuore a tutte le persone che quotidianamente condividono con me lo spogliatoio e il campo, e in particolare i miei compagni di squadra, sempre pronti a trascinarmi e seguirmi in tante iniziative per far capire che sì, siamo fortunati e questa fortuna può essere usata in tanti modi buoni. Questo premio è anche loro. Un grazie ai tifosissimi e ai tifosi che negli anni, oltre a sostenermi e sostenerci, non hanno mai fatto mancare la loro vicinanza e sostegno per le iniziative benefiche. Un grazie anche alla mia società, perché in ogni iniziativa a cui ho deciso di prendere parte mi ha sempre dato carta bianca. Un grazie anche alla stampa, perché in più di un'occasione ha espresso pareri positivi sulla mia persona e, ancora più importante, si è sempre fatta trovare presente per pubblicizzare qualsiasi iniziativa contribuendo tanto per la causa. Un grazie a tutte quelle persone che sono ad esempio, che mi hanno guidato e accompagnato e che fanno un bene incredibile pur senza ricevere dei premi. Ed infine, ultimi ma non meno importanti, grazie a tutte quelle persone che con preoccupazione e affetto mi hanno sempre detto di andare via da Brescia. Senza questo stimolo esterno, forse non sarei riuscito a dimostrare che anche seguendo il cuore si possono fare belle cose. Credo fortemente che in tutte le iniziative fatte in questi anni fuori dal campo ci sia un pezzettino di tutti. In questo premio c'è un pezzettino di tutti. Ecco il perché di queste poche parole, perché questo riconoscimento non lo sento solo mio. Con la sicurezza che questo sarà un punto di partenza e non di arrivo, un grazie sincero di cuore a tutti, con affetto, Marco. Dobbiamo fare un applauso. No, mettiamolo.